Da ritrovati, l'inflazione e il caro energia stanno condizionando, possiamo dire, in maniera forte l'economia locale. Oggi cercheremo di capire come si sta vivendo questa fase di emergenza nel mondo del commercio. Per farlo abbiamo chiesto la testimonianza di Carla Della Corte, che è la presidente di Confcommercio Napoli. Ben ritrovata, presidente, grazie come sempre per lei, per la sua disponibilità. Allora, partirei subito dal caro bollette, dal vostro osservatorio, presidente. Qual è la situazione per i commercianti di Napoli? Lei qualche giorno fa ha detto consegneremo le chiavi dei negozi di questo passo. Perché? Perché c'è disperazione. Questo ritorno dalle vacanze è stato veramente drammatico. Addirittura, diciamo, a livello economico per le nostre aziende è peggiore della pandemia. Perché non si può andare avanti così. Noi stiamo cercando di raccogliere quelle che sono, diciamo, le difficoltà delle nostre aziende, che come lei sa spaziano dal terziario avanzato alle industrie, e quindi abbiamo veramente tantissime difficoltà da fronteggiare e soprattutto anche da consigliare, perché loro sono esasperati, vorrebbero tutti chiudere, ma non sanno come poter andare più avanti. Certo, intanto Presidente, dopo il suo appello si è mosso qualcosa, mi pare c'è stato un intervento della Camera di Commercio, ma soprattutto dalla Regione. Che risposte vi aspettate? Guardi, noi abbiamo bisogno di risposte veloci, non possiamo attendere troppo perché le nostre aziende sono in grande difficoltà. Quindi chiediamo alla Regione, alla Camera di Commercio, di trovare una soluzione rapida, altrimenti veramente noi non riusciremo a mantenere una rivolta, perché le aziende sono disperate, ci sono persone che non hanno più la possibilità di pagare i dipendenti, stanno pensando di chiudere. Bisogna trovare qualcosa di speciale, di straordinario per poter supportare le aziende, e lo chiediamo a livello regionale. Chiaramente il maggior lavoro sarà fatto dalla nostra associazione a livello nazionale, e ci auguriamo di ricevere al più presto dei supporti e degli aiuti per poter andare avanti. Certo, intanto Presidente, la situazione chiaramente è difficile, ma il fatto che il titolare di una storica pizzeria abbia inserito i costi di luce e gas nello scontrino, insomma, è sicuramente una provocazione, ma che segna lei a suo giudizio? È un segnale di disperazione anche di condividere con i clienti eventuali aumenti di prezzi, che chiaramente noi ci auguriamo che questo non avvenga, perché l'inflazione è già altissima, però è inevitabile per un'attività che deve continuare a lavorare. Se non si aumentano un po' i prezzi si rischia veramente di chiudere, e quindi io credo che in questo modo l'imprenditore vuole comunicare ai propri clienti la sua difficoltà che sta vivendo. Senta Presidente, ma il caro vita e l'inflazione come stanno condizionando il vostro settore, il settore del commercio? I clienti a questo punto spendono sicuramente in maniera più oculata, possiamo dire. Guardi, noi abbiamo vissuto un momento di ripresa meraviglioso che è stato l'estate, in cui ci siamo illusi che qualcosa finalmente stava cambiando. Adesso siamo tutti molto preoccupati per quello che succederà in autunno e chiaramente anche in inverno. E non osiamo immaginare che cosa potrà succedere per gli acquisti, per i negozi. E cioè, ci ritroviamo un'altra volta in una grande incertezza, come durante il Covid non sapevamo se potevamo acquistare, se dovevamo investire. Adesso c'è questa incertezza energetica e veramente ci auguriamo che quanto prima ci siano anche delle decisioni importanti a livello europeo, quella per esempio di separare il costo del gas da quello dell'energia, e queste scelte di carattere europeo devono essere affiancate nel momento rapidamente dal governo e dalle regioni, che devono supportare con degli aiuti rapidissimi le nostre aziende. Peraltro, Presidente, dal punto di vista politico siamo in una fase di transizione, c'è da fare i conti con la campagna elettorale, il caro energia è uno dei temi di questo confronto verso il voto del 25 settembre. Dal governo però servono risposte immediate, insomma, quali sono le vostre aspettative? Quello di avere un credito di imposta per tutte le aziende, non solo quelle energivore, ma anche per le altre che hanno semmai consumi più bassi, e avere degli aiuti
che siano almeno trimestrali per poter dare la possibilità a queste modifiche che devono avvenire a livello europeo. Quindi abbiamo bisogno di aiuti rapidi che devono arrivare sui conti correnti degli italiani. Ecco, lei guida Confcommercio Napoli, la situazione in città è particolarmente difficile, secondo alcuni sarebbe addirittura concreto il rischio che molte attività possano finire nella rete della malavita organizzata o addirittura degli usurai. Ecco, dal suo osservatorio qual è la situazione? È concreto davvero questo pericolo? Guardi, la disperazione porta a volte a scelte, insomma, non giuste. All'interno della Confcommercio noi abbiamo uno sportello dedicato per chiunque ha problemi di questo tipo e ha bisogno di aiuto. Ci sono istituti bancari come la Banca di Credito Cooperativo che ha messo a disposizione anche dei mutui o diciamo, degli scoperti di conto temporanei agevolati per chi ha delle grosse difficoltà. Quindi assolutamente non bisogna cadere nella tentazione di rivolgersi diciamo, a cose più facili, ma bisogna comunque mantenere corretti equilibri e rivolgersi anche attraverso le associazioni di categoria, di istituti bancari che possono aiutare in un momento così difficile. Al di là, Presidente, della situazione finanziaria, il commercio a Napoli deve fare i conti con una questione sempre aperta, quella della sicurezza. Proprio nei giorni scorsi c'è stata una rapina in un ostello in pieno centro, l'episodio ai quartieri spagnoli con un gruppo di turisti francesi vittima di una, aggressione da parte dei rapinatori. Insomma, sul tema della sicurezza, che risposte chiedete soprattutto all'amministrazione comunale e alle forze di polizia locali? Noi siamo in continuo contatto col prefetto e con il sindaco e ci sono dei progetti molto importanti sulla videosorveglianza che stanno andando avanti. Purtroppo i tempi sono lenti, ma ci auguriamo che quanto prima si riescano a mettere in funzione tutta una serie di telecamere che al momento che non funzionavano e se ne possano anche rimettere delle altre in quartieri e in zone dove al momento non ci sono. Noi come associazione ci siamo resi disponibili anche economicamente ad intervenire nei quartieri dove ci sono i nostri associati e vogliamo comunque dare una mano al pubblico perché siamo convinti che c'è bisogno di aiutare il pubblico e quindi il privato va in supporto quando c'è necessità. Senta, Presidente, abbiamo messo a fuoco chiaramente quelle che sono le preoccupazioni dei commercianti napoletani, però l'estate possiamo dire si è chiusa in maniera positiva. Le chiedo, com'è andata la stagione dei saldi e soprattutto dal punto di vista turistico ritengo che Napoli abbia, fatto segnare davvero una stagione importante di riscatto. Guardi, quest'anno abbiamo vissuto, molti dicono forse una bolla, perché c'era tanta voglia di ritornare a viaggiare e quindi Napoli è diventata una meta importantissima con un'affluenza turistica che addirittura ha superato quella del 2019. E tutto questo è stato importante anche per il commercio. Però non siamo riusciti ad arrivare agli standard del 2019 per quanto riguardano i saldi. Chiaramente in questa fase il Covid è passato in secondo piano. Per chiudere questa nostra intervista, quali sono le vostre speranze? Insomma, come guardate al futuro? Perché tutti, parlano di un autunno piuttosto caldo, soprattutto per quanto riguarda ovviamente il caro energia, il caro gas. È un momento di grande incertezza, quindi io mi auguro che il governo supporti le aziende con degli aiuti al più presto, in modo da poter affrontare questo periodo importante, perché è quello che precede il Natale, anche per poter fare acquisti, per potersi organizzare con con un po' di tranquillità e non con questa paura di non riuscire a pagare i dipendenti, che è quello che in questo momento preoccupa moltissimo gli imprenditori. Quindi il terrore di dover chiudere, di dover mettere in cassa integrazione i propri impiegati. Abbiamo bisogno di aiuti immediati, bisogna fare squadra, bisogna considerare questo momento come un momento di grande emergenza. Noi ci auguriamo che la Regione
la Camera di Commercio e chiaramente il governo centrale facciano il loro dovere, stare al fianco degli imprenditori. Speriamo davvero che ci sia un'inversione di tendenza, possiamo dire, da questo punto di vista. Grazie Carla Della Corte, Presidente di Confcommercio Napoli, per questa intervista e buona giornata. Perfetto, Grazie a voi, arrivederci. allora abbiamo concluso. In regia per noi, come sempre, Aldo Fenizia. Grazie a voi che ci avete seguito. Buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.